Antonio Maira, presidente Hauser Canicattì. Si festeggia e si celebra la donna anche il 9 marzo, perché la donna comunque va celebrata e festeggiata ogni giorno. Indubbiamente, noi non siamo stati in grado di poterla organizzare per il giorno 8, ne approfittiamo per il sabato, ci riuniamo spesso e quindi siamo numerosi e quindi abbiamo fatto questo cambio di data. Come dice lei, giustamente la donna va celebrata sempre, 365 giorni all'anno. Quindi una giornata di festa qui nei vostri locali, avete danzato, si fa un po' di tutto. Facciamo un po', giustamente facciamo dei momenti di convivialità, di socializzazione, di divertimento, di degustazione, tutto quello che può servire alle persone, sia maschi che donne, anche in questo caso, che possa fare passare un periodo lieto e felice della nostra vita. Noi siamo alla terza età e quindi abbiamo bisogno di avere momenti lieti e allegri. Quanti sono gli iscritti all'Hauser qui a Canicattì? Sì, a Canicattì abbiamo rasentato negli anni precedenti vicino a 1000 persone. Ora siamo un po' di meno a causa delle 3 anni passati per il Covid, quindi siamo stati fermi alcuni anni e ora riprendiamo le attività, tutto quello che noi abbiamo fatto e di più. Quindi d'ora in poi invitiamo le persone a venire così a vedere l'ambiente se è di loro gradimento e quindi naturalmente poi ritornano, rimangono con noi e si divertono come noi. Ecco, diciamo dove vi trovano. Allora, ci trovano in via Giovanni Falcone numero 4, che è vicino all'ospedale dove c'è la rotonda di fronte alla pasticceria in clima, c'è Silvia House o Home, come volevi, Silvia Home, è facilmente trovabile. E quando vi riunite? In quali giorni? Tutti i giorni, nei primi pomeriggi, dalle 3:30 sino a quando vogliono stare, i maschi che giocano a carte, però il sabato qua c'è sempre la riunione di danza, quindi divertimento, degustazione. Il sabato è il giorno più indicato per avere un po' di essere più numerosi. Ed è bellissimo che donne e uomini vengono a passare qui il sabato invece di annoiarsi a casa. E in che orari vi riunite il sabato? Il sabato sempre alle 5 in poi, dalle 17 in poi. Le volevo a proposito, visto che il giorno è adatto per loro, noi come associazione, do questo dato che è sicuramente interessante, forse sarà l'unica associazione che come soci il numero di maggioritario è femminile, quindi ci sono più donne che uomini. E questo ci fa piacere perché le donne finalmente si sono aperte, come è giusto che sia nella società, quindi qua trovano un ambiente familiare e quindi sono qua che anche loro partecipano e ci aiutano nelle organizzazioni. E dato che abbiamo detto che qui si fa di tutto, c'è anche una signora che recita poesie che tra poco sentiremo. Abbiamo sì la signora Cimino, che è una signora in gamba, una poetessa, io mi permetto di dire che è una poetessa, e che ci ha allietato e ci allieta dei suoi lavori che sono bellissimi. Spero che ora la divulghiate anche voi questo valore che ha la nostra socia. E la signora Anna Cimino, una poetessa, ha scritto una bellissima poesia per la festa della donna. Ce la reciti. Meglio che la leggo, ma posso... Sì. Allora. Io questa qua, più che poesia, è in siciliano, è per ricordare e non dimenticare le belle parole e le belle usanze di primi 900. Mia nonna diceva che la sua nonna faceva questo che ho scritto io. La donna d'altri tempi, la donna d'altri tempi alzanna lo mattino, col signore prima commentava, si lavava, si spicciava e la tizza si faceva. Si minte lui pune, li calosce e li pesanti pidunetta. S'arrizzetta la casa. Nello lietto ci minte la manta raccamata. Ma la lavanderra non bastava una scopata. E primo casassetta per filare, la prima cosa era la pasta d'imbastare. Lo piccioliggio
chianci nella naca, era impasciato, scritto e tiso, piccrisci, la schiena bella rimborsata. Lo piglia, lo lava, l'accorda e poi lo piglia in giro, capenza che acqua non ave nell'unziro. Parla lo marito con tanta fretta e ci dice: tagliate sto piccioliggio. E tanti che lo caruso è stato attento a sa pipa e aggiustatevi la berretta. Che io vaio a ghingiri tecchia d'acqua. Sa zizza tanticchia, si scopettia la gonna cinta e si mente nelle spalle la mantellina. E con un giro in testa, ma l'acqua nella chiovettina fontana. Pila via incontra a so con mare e trattenere la voli per poterci parlare. Ma dici, comma, perdonatemi, se vorrete non nugno, perché hai tanto che fare a chi giuincia le uglie, la canzetta e la lana di filare. E lo caruso nella naca, che se non mi chiangi e puntiare le pedonetta e la bonaca. Che vita, che fatica, facia la donna antica, ma via tanta fidi, salute e rispetto. E anche la sposa, mamma e nonna, ma non ne scordammo mai, che chi già vera è per eccellenza la Madonna. Bellissima poesia, complimenti. Ma lei pensa che la donna di un tempo veniva più rispettata della donna di oggi, che le cose sono cambiate? Sì. C'era un certo rispetto per la mamma, ora tutti ammazzano, tutti